I recenti fatti di cronaca sul versante della mortalità stradale a causa di incidenti, ma anche quelli accaduti nell'anno appena passato, che delineano un quadro ben preciso fornito dalle forze dell'ordine che operano sulla strada, induce, oltre a una serie di considerazioni a livello culturale, anche una decisa e ferma presa di posizione delle istituzioni di fronte a questo fenomeno che non accenna a diminuire. Questa mattina in prefettura la presenza di tutti i soggetti coinvolti nel presidio e controllo delle nostre strade, sono state presentate le cifre che compongono questo quadro e che sì, rispetto al 2019, mostrano una lieve flessione, ma che non è significativa. Il 2019 si è chiuso con 18 incidenti mortali contro i 21 del 2018. I deceduti sono 22 contro i 21. In calo di poco anche i feriti, 1478 contro i 1522 del 2018. 200 le patenti ritirate per infrazioni e 322 quelle sospese per guida in stato d'ebbrezza. E questo quindi ha indotto a prendere in considerazione da parte del Comitato tutta una serie di contromisure per le prossime settimane. Abbiamo ritenuto di riunire subito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per una intensificazione dell'attività di prevenzione e di controllo sull'osservanza delle norme del codice della strada e poi a seguire una riunione dell'osservatorio allargata un po' a tutte le componenti del sistema, ivi comprese anche le autorità scolastiche, per affrontare il tema su un aspetto che non è soltanto quello di stretta prevenzione, di stretto contrasto, ma anche su un aspetto più di carattere culturale. Occorre probabilmente un cambio culturale perché la sicurezza stradale divenga veramente un tema centrale nell'agenda oggi della società italiana. Non esistono strade pericolose, dice inoltre il comandante della Polizia Stradale di Pesaro Urbino. Dire questo sarebbe come scaricarsi di una responsabilità. Esistono piuttosto strade più impegnative di altre e del resto guidare un veicolo è di per sé un'operazione complessa e richiede la massima concentrazione, perché purtroppo c'è sempre una componente umana in ogni incidente e questo perché troppe volte al volante sopravvalutiamo le nostre capacità oltre a tutta una serie di fattori esterni. Io vorrei che ci fosse un coinvolgimento maggiore e che più che della prevenzione introducessimo un nuovo concetto che è proprio quello della formazione, a ridosso della quale poi bisogna innescare anche una serie di precauzioni proprio.